Telespettatrici, telespettatori di Rossini TV, benvenuti questa sera con noi. Insieme a me c'è Francesco Mazzetti per la parte tecnica. Siamo qui alla sede della Camera di Commercio in pieno centro a Pesaro in corso 11 settembre per comprendere meglio i due bandi che vengono presentati dal presidente rieletto Gino Sabatini. Uno riguarda i borghi, l'altro riguarda l'ambiente e l'economia circolare. Presidente Gino Sabatini qui nella sede di Pesaro per presentare questi due importanti bandi della Camera di Commercio della Regione Marche, uno che riguarda i borghi e uno l'ambiente e la transizione ecologica. Sì, è vero, un ringraziamento lo dobbiamo fare alla precedente giunta camerale con il vicepresidente Salvatore Giordano, dove abbiamo deliberato questi due bandi. Sono una è una continuazione del bando borghi che noi avevamo negli scorsi anni, l'abbiamo modellato su delle indicazioni che le associazioni di categoria ci hanno dato, le imprese ci hanno anche suggerito, l'abbiamo rimodellato per ripresentarlo adesso in un momento importante dove tutto l'asse centrale dell'Appennino, perciò tutti quanti questi borghi hanno una nuova vitalità anche tramite il bando che il presidente Acquaroli ha messo in campo come Regione Marche, che aiutano gli enti, i comuni su alcune linee proprio per rivitalizzare queste zone. Noi ci siamo mossi sulle imprese. Stessa cosa l'abbiamo voluto fare sulla sostenibilità e il green è un tema importante dove si parla di certificazioni, come si parla di consulenze, di aiutare il sistema delle imprese. Devono entrare in questo mondo nuovo che per la piccola microimpresa può essere anche l'ESG. Dobbiamo far sì che il tessuto imprenditoriale delle Marche a 360 gradi sia coinvolto in una nuova epoca di sostenibilità. È un valore aggiunto sia per le imprese che per il territorio. Ecco perché l'abbiamo voluto mettere in campo adesso e iniziamo subito su ogni territorio a fare gli incontri. Un ringraziamento lo voglio fare anche a l'ANCI con il presidente Ferramandi che ci ha dato la possibilità di collegare con tanti comuni e tra associazioni di categoria, comuni, possiamo cercare di far arrivare il più possibile a terra questi bandi. È stato recentemente rinnovato il Consiglio della Camera di Commercio, è stata riconfermata la sua presidenza, c'è stato un momento difficile superato e oltretutto lei adesso è anche vicepresidente nazionale. È sicuramente superata la difficoltà, in realtà un percorso che può aprire davvero grandi opportunità per la nostra regione. Ti devo solamente correggere, non c'è stata nessuna difficoltà perché eravamo una squadra, siamo una squadra, continueremo a essere una squadra con tutte le associazioni di categoria che ringrazio per la loro serietà, la voglia di mettersi insieme e di continuare questo percorso. Ricordiamolo sempre, un percorso unico a livello nazionale che vede proprio le Marche come modello di innovazione sul sistema camerale. Per lo più che non erano presenti l'8 di luglio all'insediamento del presidente Andrea Prete dell'Union Camere, dove abbiamo continuato a mantenere la vicepresidenza nazionale dell'Union Camere, per più di 5 minuti ha parlato solo della Camera di Commercio delle Marche, dei rapporti che lui ha avuto, da quello che lui vede nelle relazioni che noi abbiamo con la Regione Marche o con gli esponenti del governo che noi abbiamo oggi a Roma. Da qui dobbiamo continuare questo percorso, ecco perché ti dico, era già un percorso condiviso, perché il livello delle nostre associazioni di categoria proprio nel sistema di collegarsi insieme per il bene dell'impresa è molto elevato. Ecco, questo può essere un valore aggiunto che si esprime al massimo livello in questa Camera di Commercio, ecco perché devo ringraziare loro per aver dato ancora a me la fiducia di poter restare al comando di questa Camera di Commercio per i prossimi 5 anni. Grazie davvero Presidente. Grazie a voi, sperando poi dopo ecco, che anche con i due europarlamentari che sono stati eletti da Ricci a Ciccioli possano dare quel valore aggiunto che in questo momento può essere utile per noi, perché la Camera di Commercio delle Marche ha anche la presidenza del forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionico e lì si ragiona a livello europeo, ecco perché loro possono essere le nostre antenne in Europa e possono valorizzare ancora di più quella bellissima realtà che abbiamo realizzato dal 2018 fino ad oggi.
ci faccia concludere in questo modo. Oggi è l'11 giugno, quindi ci permettiamo di farle gli auguri per il suo compleanno. 11 luglio, sì, oggi è il mio 11 luglio. Ti ringrazio di cuore e andiamo avanti per i prossimi anni. Il Bando Borghi, lei è la referente, un'importante collaborazione con la Regione Marche perché qui di fondi a disposizione di chi vuole provare a crescere nel territorio marchigiano ce ne sono. Esattamente, la Regione Marche e la Camera di Commercio continuano la sinergia e la collaborazione anche in questo bando, mettendo a disposizione ben 500.000 euro, un contributo a domanda di 10.000 euro per avviare una nuova impresa, quindi diamo spazio alla nuova imprenditorialità, o creare una nuova unità locale, quindi investire sul territorio. Quale territorio? Ovviamente quello dei borghi, che anche la Regione ha incentivato attraverso le iniziative dei singoli comuni, quindi operiamo su due livelli, sempre lo stesso ambito, ma obiettivi diversi, incentivare i comuni con le loro iniziative di attrazione turistica, aiutare le imprese ad avviare nuove attività imprenditoriali. In quali settori? Commercio, turismo ovviamente e artigianato artistico. Quindi ampliare l'offerta e animare il borgo che accoglie il turista, lo aiuta a viaggiare attraverso la nostra regione e quindi incrementare anche l'attività imprenditoriale, nuova economia e quindi anche nuovo linfa vitale a essere presente nei borghi, che poi magari può anche qualcuno innamorarsi e decidere di andarci a vivere. Esatto, poi ha utilizzato una parola chiave, accoglienza. L'accoglienza tipica della nostra regione, l'accoglienza soprattutto di chi vive nei luoghi più remoti della nostra regione. Allora, vogliamo sviluppare l'imprenditorialità di chi vive nei borghi, perché lo amano il borgo e quindi lo sanno anche comunicare come accoglienza ai turisti. E quindi questo è un incentivo a chi crede nel borgo, vuole investire la propria vita, la propria famiglia in questa realtà territoriale, quindi è un sostegno a rimanere e ad accogliere i turisti che ovviamente sono innamorati delle nostre colline, dei nostri angoli di paradiso, silenziosi, accoglienti, e dove si mangia anche molto bene. Il secondo bando che viene presentato oggi riguarda proprio la transizione ecologica e l'ambiente. Il presidente Sabatini ha insistito molto su questo aspetto perché la nostra regione comunque è molto attenta a questa questione. Sì, si tratta di un bando che peraltro rientra in un progetto di carattere nazionale. Si stanno occupando da diversi anni, oltre che di transizione digitale, anche di transizione ecologica, e le due cose ormai è evidente che vanno sempre più insieme. In particolare questo bando prende in considerazione due aspetti specifici: da una parte il tema dell'efficientamento energetico, quindi c'è una linea di finanziamento che riguarda questo tema, e c'è una seconda linea di finanziamento che riguarda l'economia circolare, quindi sono due ambiti dentro un tema molto ampio, quello della sostenibilità. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico, le imprese possono pagarsi sostanzialmente consulenza da fornitori qualificati, formazione o anche costi di certificazione per migliorare il proprio profilo energetico, quindi per avviare analisi energetiche, diagnosi, piani di miglioramento, fino a quelle attività propedeutiche all'ingresso dell'impresa nelle comunità energetiche rinnovabili, che è una prospettiva molto interessante che in questo momento stanno diventando molto importanti anche nella Regione Marche e che la Regione, l'istituzione regionale spingerà molto nei prossimi mesi. L'economia circolare, anche in questo caso le imprese possono pagarsi servizi di certificazione, di formazione e consulenza qualificata per introdurre in azienda strumenti di gestione della circolarità come la carbon footprint, il ciclo di vita del prodotto, le asserzioni relative alla quantità di materiale riciclato nei loro prodotti. Questa è una linea molto importante perché le nostre imprese, soprattutto quelle che lavorano sui mercati internazionali, che hanno a che fare con imprese leader di cui magari sono committenti, ricevono questa richiesta di qualificare il loro profilo di sostenibilità sempre più spesso. Quindi per restare sul mercato e per sviluppare ulteriormente, questi strumenti stanno diventando sempre più importanti. Sono strumenti complessi e anche abbastanza costosi, quindi questa seconda linea ha anche un finanziamento più importante. Daniele Vimini, è stato distribuito un fascicolo in occasione di questa presentazione del Bando Borghi qui alla Camera di Commercio, e la considerazione che ci è venuta istintiva a fare soprattutto con lei,
riguarda il fatto che forse la provincia più interessata dalla presenza di piccoli centri nella regione Marche è proprio la provincia di Pesaro. Quindi benvenga Pesaro Urbino, quindi benvenga il fatto che ci sia questo bando che dà la possibilità di crescere al territorio. Sì, in generale va detto che la regione Marche, no, è una delle regioni con il maggior numero di borghi, anche per conformazioni storiche ovviamente, e anzi assieme all'Umbria è anche la regione con il maggior numero di borghi più belli d'Italia. E la provincia di Pesaro Urbino non fa eccezione, con numerosi borghi e addirittura il borgo di Firenzuola come borgo ospite, pur essendo parte di una città sopra i 15.000 abitanti. Quindi giusto questo focus, giusto anche comprendere quanto necessità ci sia di lavorare in rete sulle esperienze dei borghi. Nello specifico parteciperemo anche noi al bando borghi per le nostre realtà, perché borgo non è solamente, diciamo, sinonimo di piccolo comune. Molti comuni come Pesaro, ma mi viene a dire anche come Ancona, come Urbino stesso, insomma, no? Hanno diversi borghi al proprio interno, e quindi bene riuscire a dare anche più organicità da questo punto di vista gli interventi, pensando, come abbiamo detto, non solo a una ricaduta turistica, ma pensando che il primo più efficace intervento è pensato rispetto alla popolazione, rispetto al fatto di poter avere, diciamo, strategie economiche, pubbliche e pubblico-private, come quelle che vengono impostate oggi, e che siano finalizzate a vivere il borgo nei 12 mesi, quindi farlo vivere dai cittadini piuttosto che dai pur graditi residenti delle seconde case, perché solo in una situazione del genere uno poi ha una situazione non immediatamente turistica, ma da sposare, da abbracciare, da vivere, si sente più a casa e più accolto in un borgo che vive anche dei residenti. Quindi crediamo che in questa direzione la migliore politica turistica di rivitalizzazione dei borghi sia quella proprio rivolta agli abitanti del territorio e anche a riportarseli. Il comune di Urbino è coinvolto in questo bando borghi che viene presentato oggi dalla Camera di Commercio, più che altro per il territorio. Ovviamente sono tanti borghi che fanno capo al capoluogo del Montefeltro, e quindi è una presenza importante quella del vice sindaco in questa presentazione. Sì, per noi è assolutamente importante essere qui, sono io al posto esatto del sindaco di Maurizio Gambini, che aveva un altro impegno, però assolutamente ci tenevamo tantissimo a essere presenti, perché i borghi fanno parte esattamente della nostra realtà, del capoluogo di Urbino, con la sua estensione importante all'interno esattamente molti, molti borghi, per cui aspettavamo questo momento della possibilità di accedere a questi bandi con dei progetti che sono stati poi tra l'altro per alcuni borghi già realizzati e studiati, proprio per essere pronti, ecco, per poter accedere, perché il territorio di Urbino, ecco, come noto, ha questa realtà diffusa con diciamo la presenza, ecco, di questi borghi veramente da potenziare. Giulia Volponi, che peraltro porta un cognome importante, parente del grande Paolo Volponi, che per Urbino è una vera e propria istituzione. Beh sì, sicuramente porto il suo cognome, è un grande onore, e questo fa sì anche di me di portare ulteriormente un impegno insomma, che sia all'altezza, mi viene da dire, del cognome che porto. E sicuramente, ecco, la realtà Urbinate ha questo, il cuore, ecco, del Montefeltro, porta tutto un desiderio di volerlo veramente sviluppare e soprattutto far sì che Urbino sia sempre più il centro del Montefeltro, cosa che è nella sua natura, soprattutto adesso, ecco, che è capoluogo. Dalla parte delle imprese, e questo è il titolo del comunicato stampa che la Camera di Commercio e la Regione Marche ha fatto per la presentazione dei due bandi che sono stati appunto appena illustrati qui nella sede di Pesaro. Considerate che per quanto riguarda il bando borghi, il 12,5% dei turisti che vengono nelle Marche vogliono visitare i borghi delle Marche, che peraltro sono fra i più presenti, più numerosi a livello italiano. E considerate che qui ci sono 500.000 euro a disposizione di chi vuole investire nelle attività per i borghi, che la Camera di Commercio mette insieme alla Regione Marche a disposizione. Il secondo bando invece riguarda l'economia circolare, partendo dalla considerazione che nelle Marche ci sono 14.000 imprese che hanno effettuato o effettueranno ecoinvestimenti. Già questo ci basta a far capire quanto sia importante
rivolgere l'attenzione proprio all'ambiente e alla ecosostenibilità attraverso anche l'economia circolare. Quindi un impegno confermato da parte della Camera di Commercio, l'associazione, l'istituzione così importante a livello regionale per promuovere le Marche, proprio per far sì che ci sia anche una visione sul futuro. Continuate a restare sul canale 80 di Rossini TV. Buona serata a tutti voi.